dicevo prima, a parte l'esperienza americana, questo nostro amico, per cui volevo dire che il testo Cecità era proprio di Mario Fratti, quindi anche per questo sono legato a questo premio. E qui abbiamo visto sì. Al teatro, insomma, allora, visto, sì, al Teatro dell'Orologio a Roma nel 2005. C'erano tante personalità del mondo dello spettacolo. E però questo premio io ringrazio Milena Petrarca perché è un premio che mi è stato assegnato per il film Terra Bruciata, e come attore protagonista del film, e vorrei dire solo due parole in questo docu-film. Spero che verrà anche qui a Latina, è andato in tutta Italia, il film sta avendo un grandissimo successo, è stato invitato a Toronto Film Festival, in altre, poi il regista vi spiegherà anche in altri posti dove è stato invitato. Questo è un film sulla guerra del 1943. Io interpreto un personaggio, Giacomo Di Gasparro, un personaggio molto drammatico, e questo personaggio lo sento in un modo molto particolare, in quanto è un personaggio realmente esistito e quindi papà di una signora che si chiama Graziella Di Gasparro, che ha oggi 84 anni. E scherzosamente mi chiama anche papà perché somiglio anche un po' al papà, e io la chiamo figlia in modo così molto amichevole. È nata un'amicizia bellissima tra me e questa signora 84enne. E dicevo che è un personaggio che è stato trucidato, come in gran parte. Di che cosa parla? Ecco, questo film parla proprio della ferocia nazista nella provincia diciamo in tutto il Casertano, nella campagna in particolare, e anche Leano, Conca della Campagna, Riardo, Emiliano Montelungo, diciamo da Napoli fino all'Alto Casertano, fino verso il Basso Lazio, e ci sono stati molti molte stragi di cui non si è mai parlato, oppure non si è mai sentito parlare, oppure è stata, come è stato purtroppo per 75 anni, nascosta alla storia d'Italia. Quindi questo è un film documento storico, non è una fiction, è un docufilm che fa molto riflettere sulla guerra e sulle stragi che hanno compiuto, ahimè, i nazisti in terra campana. E che dire, speriamo anche di portarlo qui a Latina, vero Luca? Vieni, così premiamo insieme. Sì, salve, buongiorno, grazie dell'invito, Milena, soprattutto a questa bellissima manifestazione. Scusate, io sono un po' raffreddato, purtroppo non sono proprio lucidissimo, diciamo, in questo momento. Sì, comunque il film, come ha detto Giammino, ha girato un po' tutta l'Italia. Abbiamo fatto una prima nazionale il 19 aprile a Roma e poi dopo, in occasione del 25 aprile, siamo ripartiti da Napoli e abbiamo fatto Firenze, Milano, Bologna, Torino, insomma abbiamo toccato le più grandi città italiane e stiamo andando anche verso, diciamo così, le province un po' più piccole, per cui al momento il distributore del film è Istituto Luce Cinecittà e stiamo cercando di capire come fare anche a Latina, Frosinone per esempio, e stavano facendo un tentativo anche a Formia o Gaeta, quindi in una di queste zone spero che Istituto Luce riesca, diciamo così, a portare il film. Il film è ancora nelle sale adesso, come diceva Mino, è stato selezionato al Festival del Cinema di Toronto in Canada, e in più siamo stati notizia proprio di pochissimi giorni, ci hanno preso al Festival del Cinema di Copenaghen, poi al Festival del Cinema Mediterranean Film Festival di Siracusa, insomma saremo anche al Festival dei Due Mondi a Spoleto. E due parole velocissime sul film. Il film, ha detto già qualcosa Mino, risulta strano parlare di un film, come dire, che poi il pubblico non ha visto, quindi è un po' curioso
come dire, spoilerarlo, come si dice adesso, ma essenzialmente le cose che ha detto Mino sono già abbastanza esaustive. Io aggiungo solo che il film racconta di questo autunno del 1943 che è stato cancellato dalla memoria collettiva del nostro paese. È un autunno in cui in tutto il territorio che va dalla provincia nord di Napoli fino alle pendici di Monte Cassino succede di tutto. Parliamo di quasi mille vittime causate dallo stragismo nazista, parliamo dei primissimi episodi di resistenza in Italia, e che tutta questa storia sia stata cancellata dalla memoria del nostro paese è abbastanza assurdo. Il film racconta, tenta di, come dire, aggiungere questo tassello mancante alla nostra storia, perché di lì è partita poi la liberazione del nostro paese, ed è curioso che si parli sempre di quello che viene da Roma in su, e quello che avviene da Roma in giù è stato sempre considerato secondario. Mi fermo qua. Bravo! Prendetevi i diplomi, sì, tutti e due insieme, così da solo. Facciamo insieme perché hanno fatto insieme questa opera meravigliosa, con il tuo. La vuoi fare singolo? Ok, va bene. Grazie, ne facciamo anche un insieme, Mino, e poi ne fai una da solo, vabbè. Così è terra bruciata. È terra bruciata, si chiama il film, quindi terra bruciata. La metà. Si vede. Ok, un applauso a questi quattro. Oh.